aperte con un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna, le celebrazioni per i 209 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri ad Arezzo. La cerimonia è stata ospitata dal padiglione dell'Arezzo Fiere e Congressi, ha visto ripercorrere un anno di attività ricordando le operazioni più importanti attraverso gli encomi. Poi due fuori programma, un mazzo di fiori per Silvia Gobbini, attuale comandante della compagnia di Arezzo, idealmente rappresentante di tutte le donne nell'arma, un gesto voluto appositamente dall'attuale comandante provinciale Claudio Rubertà, anche per ribadire la lotta alla violenza contro le donne. Sì, beh, ci tenevamo anche sotto un profilo simbolico, perché è importante cercare in qualche modo di mandare un messaggio di vicinanza, e bisogna cercare di abbassare questo livello di violenza nei confronti delle donne, nei confronti della violenza di genere in generale, perché non è accettabile, non è tollerabile in una società moderna sviluppata nel 2023. L'amore deve essere qualcosa di libero, di puro, non può essere ispirato a sentimenti di violenza o a sentimenti di possesso. Tanti cittadini hanno voluto oggi essere presenti. Sì, ci hanno chiamato, hanno chiesto di poter partecipare e abbiamo aperto gli spazi a tutti quanti. Ecco, accanto a lei il prefetto, è stato ricordato, insomma, come del resto anche il 2 giugno, la popolazione dell'Emilia e poi tanti temi su cui sono impegnati i carabinieri, prima fra tutti la violenza contro le donne, ma non solo, insomma, tanti gli encomi che sono stati ricordati e ricevuti. Beh, oggi festeggiamo il 209° anno della fondazione della gloriosa Arma dei Carabinieri, da sempre vicina ai cittadini, al servizio dei cittadini, che si distingue per la sua prossimità. Quindi i temi che sono stati affrontati sono tutti temi di grande attenzione ai quali dedichiamo tutto il nostro impegno. E poi la conoscenza diretta delle unità cinofile dei Carabinieri Forestali, con grande gioia e sorpresa da parte di tutti. Presenti anche gli studenti del comprensivo Piero della Francesca, mentre l'inno nazionale è stato intonato dal coro degli studenti dell'Istituto Martiri di Civitella di Badia Alpina.